Buongiorno, mamma mia che faccia che c'ho, mamma mia, lasciamo perdere. Allora, ho dormito un sacco, io e la che abbiamo dormito fino verso, allora mi sono svegliata alle 8:30, mi sono rimessa giù un'ora e alle 12 entro al lavoro, naturalmente. Allora, vi volevo fare, siccome tanto non riesco ultimamente a far video, perché sono stanca, bimbe. Cioè, allora, qualcuno mi ha detto di farmi le analisi, me le ero già fatte. E io credo sia proprio una questione di cambio di tempo. E che al lavoro mi stanco tantissimo. Perché comunque dovresti avere 2 giorni per recuperare, che non hai mai. Quindi l'unico giorno che hai da riposarti, la giorno siamo usciti, l'ho portato un po' in giro, cioè non posso stare sempre chiusa in casa, ragazzi. Cioè, ok, stare chiusa in casa va bene, la sera torno, sono sempre a casa, però... Allora, video, ho comprato prodotti di Sephora, ho dei prodottini da farvi vedere e ve li faccio vedere. Sto usando questo, ma secondo me è un troiaio della Essence, ma non lo so, non mi fa impazzire. La pelle è bella, quello va bene, però... La stanchezza è tanta. Poi metteteci il cambio di stagione, che ora che io non mangio più carne, mi avete detto di farmi le analisi, l'avevo già fatta qualche mese fa, e credo sia più una questione di cambio di stagione e lavoro, non credo sia che mi manca niente. Prendo già gli integratori della B12, del ferro, insomma li prendo, non è che non li prendo. E quindi credo sia una questione poi, alla parte che ieri sera tutte stanche. Cioè voi venite lì al lavoro da me, c'è, cioè la gente non sta ritta. Non stanno ritte perché giustamente ti fanno saltare tutti i riposi, perché manca personale. E questo è il problema. Il problema principale è questo, perché se tu facessi dei turni regolari di 4-2 come dovrebbe essere, va benissimo. Cioè ti stanchi, ok, ma poi hai il modo di recuperare, hai tempo di recuperare. Così figliole non recuperi niente, cioè sei sempre al lavoro e non va bene, non va bene, perché io lo vedo dall'occhio che sono gonfia, lo vedo proprio, so proprio stanca. Allora passerà, perché tanto passerà come passa tutto. Il prossimo rientro il prossimo rientro devo fare per forza, perché ho la reperibilità. Se non fai reperibilità, quel che è, non guadagni niente, quindi. Ma ho una cosa in ballo che poi vi dirò, perché dirle prima porta male. Allora, ho preso Huda, il correttore di Huda, tanto straparlato, buono, cioè vi tappa anche quello che non avete. Voi guardate i miei occhi adesso, guardiamoli dopo averlo dato. Ho preso quello più chiaro perché almeno mi fa anche da illuminante. Veramente buono. Allora, uno ci spende 2 soldi in più da Sephora, però insomma la roba è abbastanza, è parecchio valida, ecco. Per quanto riguarda l'Aki, ieri ho provato a farlo stare tutto il giorno giù dal letto, perché oramai naturalmente gli ho dato questo input di salire sul letto, ora toglierglielo, un discorso. E quindi devo cercare di essere più severa possibile, anche se spesso non riesco, però ora quel ragazzo, l'educatore dell'altra volta non verrà più. E comunque lui è molto lontano da me, insomma è a 40 minuti di macchina, quindi ne ho trovato uno qua vicino. Allora mi metto questo stamani, ma quasi sempre me lo metto, quello della Bourjois, perché è uno di quelli che mi dura di più, anche se stamani vi voglio far vedere di nuovo quello della Raibella. Allora, io ultimamente mi do fondotinta, poi spruzzo nella spugnetta quello del per fissare, e lo fisso un po' ancora di più. Devo fare promosse bocciate, devo fare prodotti finiti, cioè figliole, so io che sono finita, non ce la faccio più. Quindi verrà questo signore, che signore è un ragazzo che non è discreto, non mi piace, se no ci poteva essere anche il pensiero. Vabbè, questo è il fondo della Raibella. Io non so, voi non vedrete una minchia per farne due. Diciamo che è un fondo molto uniformante. A me di solito quegli stick piacciono, perché comunque sono anche belli coprenti. Questo, il problema è che non sono mai riuscita a capire quanto mi dura, perché
Che c'ho, baffi già da fare? Cioè, questi baffi, ragazzi, non è possibile. Sono da fare perennemente 24 ore su 24. Non so quanto mi dura questo della Raibella, perché tutte le volte che lo metto mi scordo sempre o di guardarci oppure non regge, non lo so. Quello della Bourjois regge tutto il giorno. Ecco, ora ci ho spruzzato nello spruzzino e mi do così. Ok, per vedere di farlo sta un po' di più. Poi ho preso questo. Dovrei aver preso tutti i prodotti stra avanti del periodo o comunque hot. Mi tolgo un po' di prodotto dalle sopracciglia perché sennò non mi reggono anche per quello. Ed è quello della Milk. Il mio è il Simmer, molto scuro. Cioè, il prodotto qui nel tappino mi è andato via. Uso quello da quanto scrive, è scriventissimo. Quindi mi trucco prima, perché almeno poi l'Aki non ha il... non capisce che vado via. Anche l'addestratrice mi ha detto: guarda, non dirgli ciao l'Aki che te ne vai, no? Non dirgli niente, prendi e vai via. È quello che sto cercando di fare, tutto ciò che mi dicono. C'è una ragazza che mi dice che non dovrei fare tutte queste cose, che lui ha bisogno di affetto e basta. No, ragazze, non è così, perché lui non ha mai avuto affetto. Quindi anche quando fa i ringhi, cioè il tipo mi ha detto: guarda, se ti voleva mordere ti aveva già morso. Ok, fin qua ci siamo, però lui non lo deve fare. Cioè, io gli... quello che a me mi scoccia è che fra me e lui ci deve essere un bellissimo rapporto. Siamo soli, ragazzi, siamo solo io e lui. Quindi, cioè, è inutile che... se chi se ne intende più di noi ci dice che bisogna fare questo, vuol dire che bisogna fare questo. Cioè, cioè, raga, io non sono un'educatrice, non li capisco. Cioè, ok, ti do l'amore del mondo, ma se, l'amore del mondo spesso non basta, perché hanno bisogno di regole, che regole non hanno mai avuto. Cioè, capito, il problema è soltanto quello, che non ha mai avuto regole e che probabilmente il suo modo di approcciarsi era proprio quello di rogare. Allora, naso. Questo prodotto mi piace un sacco. Io la Milk non la conosco assolutamente, perché non ho niente della Milk. Ok. Ora un po' di correttore e un po' di... così ve li faccio vedere così i prodotti. Poi spero di riuscire a fare un video, che anche oggi è abbastanza tardi, perché poi mi sono svegliata tardi, ma non posso non riposare. Cioè, quando dormo non posso non veramente non riposare, perché rischio veramente di far cencio in terra, bimbi, alla fine. Mangiare mangio, ma siccome non è che sono cibi pronti, però sì, praticamente non ho molta voglia di farmi gli altri cibi. Non sono pronti, vanno cucinati comunque, però non lo so, figliole. Al lavoro mangio un sacco, quello sì. Ok. Sopracciglia. Anzi, le sopracciglia le faccio e poi vengo, perché altrimenti sprechiamo un sacco di tempo. Quindi io non dico che là è cattivo, anzi. Però gli devo dare delle regole, specialmente i primi tempi, perché lei mi ha detto: i primi tempi il cane è in un modo, dopo 15-20 giorni te lo trovi in un altro. E così è andata. Più che te lo trovi in un altro, fa troppo il grosso. Cioè, lui vorrebbe comandare la situazione, quindi vorrebbe comandare me. Più che ansia da separazione, mi ha detto: l'ansia da separazione viene dopo. E poi spacca casa, e lui non la spacca casa. Lui ha proprio bisogno di sapere dove vado, che faccio. Mi tiene sotto controllo. Non va bene, perché deve essere un cane che io posso gestire, un cane che posso portare in giro, un cane che quando viene gente a casa non mi crea problemi. Non posso, bimbe, veramente. Allora, altro prodottino che sto amando è il blush della Rare Beauty. Costa una balla, anche questo è 30 e passa euro, però ho fatto le ciglia enormi, ma ormai lasciamo così. Volevo un rosa più acceso. Male. Volevo il rosa un po' più acceso, ma cioè basta questo, figliole, basta questo. Ma avevo già l'altro della ce la posso fare, l'altro della Primark, parecchio acceso.
Allora, io vi faccio vedere quanto si vede sto coso. Guardate qua, cioè. Ho imparato a pucciare i prodotti così invece che rigarli. E secondo me è meglio. Cioè, tantissimo si vede, tantissimo. Tantissimo. Il naso non mi viene mai più bene, non so perché. Anche perché poi dopo poco se ne va, quindi va bene così. Ok, cipria, perché almeno sdereniamo un po' anche queste guance strarossas. Quindi, ecco, ho messo il coso al contrario. Brava, un genio. Quindi qua. Qua. Poi, Andrea. Allora, io non mi voglio affezionare perché lui è troppo giovane. Io non dico che, anzi, per carità. Però, figliolo, è giovanissimo. Cioè, lui andava a fare su ballate, andava con suoi amici a giro. Cioè, io sono una persona di un'altra età. Ma non che io non ci vada a giro, ok, ma non lo so. Io, per carità, la cosa non è che è finita, ci mancherebbe, continuiamo, vediamo, però credo che vi volevo far vedere, qualcuno ha da darmi un'idea. Ho preso questo su Vinted della Fenty, buonissimo, ma non riesco a farlo uscire al di fuori, perché praticamente scusatemi, porco cane, non riesco a farlo uscire perché il tappo è rotto, vedete? Quindi ora mi devo rompere questo, altrimenti cioè, non lo posso usare. Sempre molto fortunata la Ami. Di solito sopra questo blush, che secondo me dura tranquillamente, cioè no, secondo me, anche ieri mi è durato tutto il giorno, ci spiattello un po' questo per fare un po' di polvere, mascara e bella e la bla, ciao. Ho rivalutato questo di Diego Dalla Palma, però lo sai che dico? Allora, ok, può essere anche bello, ma è un mascara che costa 30 e passa euro. Te trovi tranquillamente quelli della Essence che costano 3 euro e danno un bellissimo effetto. Ok, detto ciò, illuminante, e usiamo quello sul rosa che mi piace. Anzi, visto che ho la tuta celeste, mi metto il celeste. Ecco, bagnato il pennello, ma davanti. Mia benedetta celeste, questa è una palette della Essence che avrà tipo 150 anni, ma sono gli illuminanti migliori della vita, cioè come sempre deve essere tutto ciò che è della Essence. Tante mi hanno detto: Cami, dobbiamo mettere noi il rossetto, perché te non lo metti? Sì, non lo metto. Finish. Vabbè, comunque questo è il mio aggiornamento vita. Perdonatemi se non sono così presente, ma dovete portare un po' di pazienza. Questo l'ho preso da una ragazza che vende i prodotti al lavoro. Ed è Givenchy. Ed è micidiale, è buonissimo. E poi questo profumo, con una idea di quanto ti regge addosso. Cioè, te rimani tutto il giorno con l'odore addosso. Detto ciò, io vi saluto. Io e la mia stanchezza ce ne andiamo e portiamo fuori Lucky. Sì, vi dovrei aver fatto vedere tutto, che poi ho preso l'acido ialuronico, ma quello ve lo farò vedere poi. Vedete qual è il problema? Questo è il problema. Ecco. Perché oramai poi l'ho abituato e ora lo devo disabituare. Ciao Lo! Altra cosa, sono dimagrita 4-5 kg. Quindi adesso dovrebbe essere il peso norma, quindi sulle 60 e qualcosa. Ma sto dimagrendo tantissimo perché sto lavorando tanto e a casa mangio. Non troppo, mangio al lavoro, ma a casa non troppo, quindi sono dimagrita. E il viso smunto così a me non mi garba, non c'è cazzi.